AWC, Porsche, design unico e storia di successo. L'orologio con bussola AWC Porsche Design non fu soltanto un capolavoro dell'orologeria, ma rappresentò una straordinaria fusione di eleganza e funzionalità che aiutò la casa svizzera AWC a superare la crisi degli anni 70 legata ai movimenti al quarzo. In quegli anni, gli orologi al quarzo a basso costo avevano messo in ginocchio l'intera industria svizzera dell'orologeria meccanica. Alla ricerca di nuove strade per sopravvivere, AWC si dedicò ai segnatempo da tasca, si immerse nel mondo degli orologi gioiello e lanciò la linea sportiva SL. Tuttavia, nessuna delle strade intraprese ebbe l'impatto come la collaborazione con Ferdinand Porsche e Porsche Design. Il frutto di questa alleanza fu l'innovativo orologio con bussola AWC Porsche Design. Mentre AWC esplorava nuovi orizzonti per raggiungere nuovi mercati, l'orologio con bussola riscosse un notevole successo. Evocava un senso di avventura, si dimostrava estremamente pratico e il suo design all'avanguardia conquistava una generazione emergente. L'enorme successo dell'orologio con bussola AWC diede vita a ulteriori creazioni speciali in collaborazione con Porsche Design, tra cui diversi modelli di cronografo caratterizzati da un design moderno e pulsanti integrati per attivare la funzione cronografica. Tra questi, spicca l'Ocean 2000, un eccezionale orologio subacqueo che, grazie al contributo del design Porsche, raggiunse una profondità di immersione straordinaria di 2000 metri. Quando un'azienda è alla ricerca di nuove prospettive, talvolta deve fare scommesse rischiose. Tuttavia, le scommesse vincenti possono portare a grandi successi. In questo caso, la scommessa audace di AWC nella collaborazione con Porsche Design si rivelò un connubio perfetto. L'orologio con bussola AWC Porsche Design, frutto di un design coraggioso e di una straordinaria abilità ingegneristica, non solo rianimò AWC, ma potrebbe aver illuminato il cammino per l'intera industria dell'orologeria meccanica svizzera, in un'epoca segnata dal predominio del quarzo. In un periodo di incertezza, una bussola aveva indicato la giusta direzione da seguire.